Festa, Bianca Azzurra, prima festa che si è svolta in via Sette Soldi. L'intervista al primo cittadino di Prato è di Stefano Chini. Il sindaco Matteo Biffoni qua nella sede dei tifosi biancazzurri in via Sette Soldi, dove c'è stata questa splendida festa in cui c'è stato anche il patrocinio del comune. È andato tutto veramente molto bene, a testimonianza, al di là di quello che succede sul campo, del grande attaccamento della città nei confronti della sua realtà calcistica. Sì, noi siamo contenti che, diciamo, si possa svolgere una festa, alla fine il più possibile rumorosa, ovviamente, perché quando metti 300 persone insieme è giusto così, ma insomma anche un gesto d'affetto verso la città, perché poi l'amministrazione comunale questo vuole rianimare il centro storico, e in momenti come questi ci auguriamo che, diciamo, nel corso del tempo diventino anche una ricorrenza rituale, per far sì che vengano tante persone in centro e ci sia dimostrazione dell'attaccamento alla città e anche soprattutto la dimostrazione dell'attaccamento al Prato, alla società, che tante soddisfazioni purtroppo non ci ha dato sul campo, ma che comunque rimane un punto di riferimento per gli sportivi, per chi ama il calcio, per chi ama lo sport della nostra città, augurandoci in un futuro migliore. Per quanto riguarda lo stadio, si fa un gran parlare delle opere che ovviamente dovranno essere fatte e soprattutto il discorso della curva da fare dietro la porta, quella in zona sussidiario. Sì, noi abbiamo messo una serie di risorse perché è giusto che, diciamo, lo stadio, una città come la nostra abbia uno stadio che risponda ai requisiti e ci chiede la Lega per giocare, però faremo gli step che servono, i passaggi che servono. Il primo passaggio adesso, i lavori partiranno a brevissimo, sarà quello del settore, diciamo, degli tifosi di casa, immediatamente dietro la curva, dietro la porta, quindi a mo' di curva, che porterà appunto lo stadio nel rispetto assoluto dei requisiti che ci vengono chiesti per l'iscrizione. Poi vedremo, nel corso del tempo ci auguriamo che le prestazioni sportive e i risultati mettano in difficoltà l'amministrazione e ci portino a effettuare gli altri lavori che abbiamo già progettato, abbiamo già preparato, siamo già pronti a fare, ma che, insomma, per rispetto anche delle risorse comunali, di quelle che sono, diciamo, anche le situazioni delle casse dei comuni di oggigiorno, faremo nel corso del tempo. Intanto partiamo con la definitiva sistemazione del Lungo Bisenzio per il prossimo campionato. La curva per l'inizio del campionato ci sarà? Sì. Io ho parlato con i miei tecnici e mi dicono che la prossima settimana, quella che arriva ora, verranno firmati tutta la documentazione che serve, poi partiamo con i lavori e nell'arco, ci auguriamo, di un mese e mezzo dovrebbe essere tutto definito. Io non sono un tecnico, però mi dicono, ecco, i tempi sono questi, un paio di mesi dovrebbe essere tutto pronto.